Lucia non va pensata, Lucia va sentita. Lucia è lo specchio, la lente attraverso cui lo spettatore possa riconoscere se stesso, la propria storia, la propria anima. Quindi una volta in più mi importa e mi interessa spingere tutto ad un livello tragico, tragico di tragedia greca, in modo che la storia narrata sul palcoscenico diventi una forma di, allora, che cosa di scoperta del sé. Lei ha lottato tutta la sua esistenza per raggiungere un qualcosa, una meta di luce. Ma questa meta di luce è stata qua, ma non l'ha mai presa. Qui c'hai una fiammella e la vuoi prendere, come una candela, e vuoi prendere questa luce. Cos'è questa luce? La tua meta. Ecco. Lucia è l'ultimo prodotto di una, chiamiamola così, di una grande industria di folli nell'opera. È forse l'ultima eroina che muore per amore, muore pazza. E secondo la mia visione, già dall'inizio dell'opera dà qualche segno di squilibrio, diciamo così. Il libretto è un pretesto, alla fine, su cui il musicista lavora. E ha un valore e ha un'attinenza, ma le ragioni sono riposte nella musica e in noi, in realtà. Ecco. Quindi quello che io voglio fare è spingere tutto quanto ad una dimensione che non è quella della vita sveglia, della vita reale, ma è quella regione più vera di noi stessi, che forse scopriamo durante il sogno. Lucia è una ragazza giovane e molto innamorata. Purtroppo non si rende affatto conto dei pericoli che la attendono, perché è completamente assorbita dal suo amore per Edgardo. Oh! Questo poi non va. No, questo Lorena? Va lasciato giù, non va attorcigliato. Sì, legati, ma legati sotto. Thank you.
cresce e si sviluppa in un ambiente assolutamente maschile. In questo ambiente di tremenda austerità, questa Lucia trova rifugio nella passione, nell'amore. Sono due persone tra le quali si è stabilita una forte intimità. Quindi non ci sono più maniere, eccetera. Quindi sono due amanti. Tutti i giorni lei aspetta Edgardo qui alla fonte e tutti i giorni lui arriva. Oggi cosa è successo? Arriva e arriva in un'ora distinta. E ci sono dei piccoli scatti di umore, forti e percettibili. Quando tu sei qui, non è, capisci? È così e resto. Prima di lasciarti, Ashton mi becca, io stenderò placato a lui la destra, e la tua destra per mio fra noi di pace chiederò. Le mani. Lasciami in pace, ho già capito che non mi hai capito. Loro due decidono di sposarsi in segreto perché sentono di non poter più aspettare. Infatti Edgardo deve partire per la guerra e questo, oltre a far sprofondare Lucia nella tristezza, genera delle momentanee incomprensioni tra i due. Comunque si scambiano questo anello che, per quanto non rappresenti un atto ufficiale, è un gesto che suggella la loro relazione. Atto. È il tipico duetto d'amore, questo si bemolle maggiore, chiaro, limpido, anche le tonalità hanno il loro significato, nell'opera soprattutto, e sicuramente è un'oasi in mezzo a questa tragedia immane che è Lucia. Lucia ha un grave difetto, come lo hanno tanti altri capolavori, o forse tutti i capolavori. Il rischio d'abitudine. Sono così grandi che dopo la scoperta, la sorpresa della prima volta, lo spirito, anche per una forma di protezione, perché non resisterebbe a tanta scarica energetica, si riposa e non ascolta più. Quindi noi ci abituiamo all'abbellimento rassicurante in cui la musica ci trasporta e a volte dimentichiamo la trama che ha ispirato Donizetti e che è una trama assolutamente complessa, ruvida, parossistica. Sono due fratelli, uno in fronte all'altro, perché in questo momento lui gioca da manipolatore, non è leggi, fai, cioè è, ho una lettera. Se vuoi puoi anche non leggerla, eh? Ecco, eccola là, è questo. Ecco. Va bene? Questo foglio pien ti dice qual crudel, qual empio masti. Leggi.
Enrico, il fratello, non ha mai niente di amorevole nei confronti della sorella. Attraverso uno stratagemma, cioè una falsa lettera, dove si dice che Edgardo, il tenore, si è innamorato di un'altra donna, Lucia viene tratta in inganno. E seppur dolorosamente, perché neanche questo basterebbe a Lucia per convincersi che Edgardo non la ama e non la vuole, lui con una falsa pietà, con una falsa comprensione, con un falso modo di fare completamente finto, la convince a... anzi non la convince neanche, ci prova. Adesso in questa scena qua io vorrei proprio tirar via tutti i fronzoli, ecco, quando cerca di non ondeggiare, di non fare queste insinuazioni così, proprio più sincero. Luce sparisce. Adesso cosa faccio? Sono ritornato nel buio. Sento una nuova luce lì. Prima gli occhi, poi il viso e poi va il corpo. Fatto che suo fratello la obblighi a sposare per ragioni politiche Arturo, un uomo che lei non ama, è una grande violenza. La cosa ancor più grave è che Enrico sa perfettamente quanto lei ami Edgardo, ma è una persona così egoista da non tenere in alcuna considerazione quello che lei sente. Tutto questo peggiora sempre di più il loro rapporto fraterno, fino a scatenare in lei un odio profondo. Presque, je peux dire, haine. Succede che uno è incantato, enchanté, sì. E tutto di un colpo fa click. Oddio, ma c'è qualcosa fuori. Che figlio! Guardi giù di là, senti la riva. Ebbene! Giunge il tuo sposo. La tomba messa pressa. Perché lui dice da testa pressa il talamo. Che talamo? La tomba. La tomba, la tomba, messa presto. E qui, cosa gli dici? Sono perduto, sono rovinato. Sono rovinato, mi devi salvare. Non chiedermi questo, tu. Non chiedermi così, perché io non posso dire di no. Oh.
chi è Enrico? Perché Enrico è un uomo con grandi problemi in famiglia, con sorella, anche lui non c'è soldi, come così, come adesso, abbiamo crisi, grande crisi. E secondo me un uomo che è molto vicino in nostra vita adesso. Tutto quel lavoro che mi fai, che è bellissimo, così di autorità, qui lo togliamo. E qui facciamo proprio un altro registro. Quello che mi interessa rappresentare è sempre, diciamo, questa dimensione che non è di vita sveglia, ma è forse una dimensione un po' post mortem, forse un po' naif, ma così, un po' come nei quadri del Dante Gabriele Rossetti, insomma la maniera dei preraffaeliti, questa purezza precedente a Raffaello. One, two. Proviamo a uscire così, sì, ecco, non aperto tanto, perché altrimenti si perde tutto il materico. Questo deve essere, bisogna, eccola, magari lo, eccola, così, bravo, bene, molto bene, molto bene, stupenda. Questo è per le nozze. Durante la festa del matrimonio ha grandi moti di repulsione verso lo sposino, verso suo fratello e verso tutta la situazione che si è creata. La ragion di Stato la obbliga a questo passo, ma ce n'è voluto molto, non l'hanno convinta, lo fa quasi come un automa. Sono due cifre. Ma così, no? Così. Hai tradito il cielo e il... Tua cifre, rispondi, sì, riprendi il tuo pegno, che da fare il mio bambi, lo rendi, hai tradito il cielo. Edgardo crede di essere stato tradito da Lucia e veramente non è vero, e non sa che Enrico, fratello di Lucia, l'ha detto a Lucia altre cose. E lui pensa che c'è un altro uomo, e allora veramente Enrico è un personaggio molto, molto importante, molto cattivo in questa trama.
Questi due si odiano a morte e si stanno incontrando per la prima volta loro due da soli. E ci vuole mezz'ora per decidere che si devono spaccare la faccia. Loro sono due soldati che si sfidano. Più marziale, più guerriero. Molto marziale. Andiamo! Come in un sogno, Lucia entra protendendo ad una luce, una meta che lei durante tutta questa vita non è mai riuscita a raggiungere. E come in un sogno c'è questo camminare invano. Ecco, quindi non si rende conto che la luce potrebbe essere proprio a portata di mano, che è quello che nel tunnel della depressione nessuno capisce mai, ecco, non capisce che il ricorso, la soluzione sta in noi, ma aspetta una luce che venga da fuori. In questa fiammella io vedo tutto il mondo e tutto il racconto, è lì che ce la vedi tutto, al presso, alla fonte, fino a quando c'è il fantasma. Il fantasma lì si spegne. E resta da sola. Alla fine lei impazzisce, ha annientato la sua coscienza e ha completamente perduto la testa. Lucia sente che sta per morire e vede tutta la sua vita passarle davanti agli occhi. E la musica in questa scena è così toccante che provoca la grande esplosione emotiva non solo del personaggio, ma anche la mia. Tu, l'Enrico, il ministro, tutte le sale, le sacre facce, tutte queste storie, tu le vedi, ma c'è un qualcosa che, indipendentemente, vuoi pulire. La pazzia è un delirio interno e come tale deve restare. Quindi le varie fasi sono proprio segnate come una curva che procede dal profondo, da dentro, in modo che ancora una volta lo spettatore possa immedesimarsi. Credo che noi, nell'arco della nostra esperienza, viviamo più di un momento in cui ci si perde, ci si confonde. Cerca per te un figlio.
questo gesto di prendere qualche cosa che non sia tale deve essere sempre caricato di un valore. Eccola, ecco. E questo è troppo svelto, tutto molto lento. Pensa di avere un filo che... Se... un'ascensione. Hanno veramente stritolato il suo cuore. Tutto è finito. Ha amato un uomo per la vita, ma hanno distrutto questo amore e la sua anima. È come quando ci accade di perdere un amore, che ci siamo illusi fosse per sempre. E poi vede arrivare Arturo, l'uomo che è stata costretta a sposare e che lei ha ucciso. È un fantasma che per un momento le fa ricordare cosa è realmente accaduto. Ma un istante dopo pensa che sia Edgardo. Più lancinante, più profondo, più grave, anche Arturo e soprattutto Edgardo arrivano ad un più in là del bene e del male. Anche il dolore non conta più, il dolore fisico non conta più.